Ciao a tutti amici, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Salvimpos e oggi siamo su Candy Crush Friends, il nuovo capitolo di Candy Crush, ragazzi. Ne esce uno ogni, non lo so, ogni 6 mesi. Va bene. Allora, vediamolo un po' perché quello degli animaletti non mi dispiaceva. Che bimba carina. Che sei carina, bimba. Allora, che dobbiamo fare? Le solite cose, quindi dobbiamo creare il Tris. Ok. Le caramelle sono sempre quelle, però. Le caramelle non le hanno cambiate. Ok. Facciamo di tutto e di più. Questo qua. Questo qua. Questo qua. Ok. Quindi diciamo che la grafica è stata migliorata. Le cose si trasformano in pesciolini pure. Ok, che figo però. Ok, la grafica è stata migliorata decisamente. Più colorata, più tridimensionale. Hai liberato tutti gli animali. Meno male. Ok. Anche questa bambina qua è fighissima. Facciamo bonus come se non ci fosse un domani. Le stelle ci sono sempre. Carino però. Ok, livello 1 completato, ovviamente. Ovviamente perché siamo a livello 1. Come sappiamo, infatti, la serie di Candy Crush, quando proseguiamo, si fa sempre più difficile. Ok, andiamo subito al livello 2. Libera gli animali. Comunque c'è sempre da liberare gli animali. Libera gli animali, va bene. Allora, facciamo sempre i soliti tris. Tris qua, tris qua. Tris qua. Ok. Che mi spari qua? Pesciolini mi manda. Ok. Facciamo qua. Che è? Che c'è? Che lingua parli? Lo sì, l'ho capito. Il pesciolino qua. Ah, con il pesciolino quindi facciamo il 4, la fila da 4 e facciamo più punti. Vabbè, grazie per avermelo ricordato. Quella lancia pesciolini così. Pesce più pesce, che cosa fa? Libera altri pesci. Ma liberiamo tutti i pesci del mondo. Allora, poi questo qua. Questo qua. Un pesce è un animale liberato. Ok, questo qua. Pesce più moneta. Un pesce impacchettato. Una foca pure. Grande. Liberiamo animali come se non ci fosse un domani. Ah, quindi gli animali sono. Ti pare che l'avevo notato? Non l'avevo notato. Sono questi qua gli animali praticamente. Sono circondati. Sono quelli sullo sfondo. Non l'avevo notato. Ok, facciamo una super mega fila. C'è una caramella super mega colorata. Allora facciamo. Super mega caramella più caramella blu. Esplodiamo il mondo. Ok, un tricheco liberato. E poi rimane questo. Ok, vediamo come libera pesce più pesce. Grazie per ricordarmelo, grazie. Andiamo a liberare l'ultimo animaletto e ce l'abbiamo fatta. Ok, pinguino liberato. Ok, ha liberato tutti gli animali, grande. Andiamo, Sugar Crash. Datemi 7 miliardi di punti. Però è carinissimo questo gioco. Cioè, uno per passarsi il tempo, ragazzi, è uno dei migliori giochi al mondo. Ok. Dammi tutto, dammi 10 miliardi di punti. 10 miliardi no, ma 101.000 sì. Ok. Perché ho la foto di un cricetino? Avanti, avanti. Andiamo al livello 3. Vediamo che cosa ci aspetta al livello 3. Forza. Forza, cricetino mio. Andiamo, andiamo. Facciamo una T per formare una caramella imbustata. Caramella imbustata. Quindi, 4 per avere un pesciolino. Quindi, 4 qua. Ok. Quante combinazioni che dobbiamo ricordarci, però. Altri pesciolini a me. Allora, caramella, caramella, caramella. Mettiamo qua. Ok. Pesciolino più caramella striata. Che succede? Abbiamo fatto Nemo. Abbiamo creato Nemo. Ok. Guardate lì i pesciolini come navigano tra le caramelle. Ok, poi. Tris qua, anzi 4. Un'altra caramella striata. Facciamo. Il Tris qua. Poi un tris qua. Dobbiamo liberare quell'animaletto. Usiamo il pesciolino qua come bonus. Una goccia. Ottimo, ottimo. Guardate lì quanti punti ho fatto. Guardate lì che combo che ho fatto. Però siamo un po' scarsetti con i punti. Mamma mia. Allora qua. No, questo non c'entra niente. Qua. Facciamo la salsiccia qua. La salsiccia. La caramella qui. Il pesciolino mi libera là. Siamo sotto con i punti, però. Siamo molto sotto con i punti. Che si fa? Pesciolino più caramella striata. Mi va a liberare il tricheco, ma siamo sotto con i punti. Va bene lo stesso?
Ok, adesso mi daranno altri punti. Vediamo se riusciamo a prendere le 3 stelle. Ciao Piotr, rumore. Ciao Piotr, datemi tutti i punti di queste caramellissime. Guardate lì quanti... Pesti. Abbiamo finito? Ok. Livello 3 completato con 3 stelle. Grandissimo. Avanti, avanti. Andiamo subito al livello 4. Ok, libera gli animali. Va bene. Un pacco regalo. Che mi regalate? Col fiocchetto pure. Quindi, utilizziamo. Pacco regalo a me. È che? Lo posso aprire? No. Ce lo conserviamo per dopo. Va bene, allora. Utilizziamo questo qua. Questo qua. Sweet. Grande. Dammi pesciolini, forza. Allora, gocce qua. Tris. 4 gocce. 4 gocce, Tris qua. 4. Tris. Tris qua. Così cominciamo a liberare quell'animaletto. Sweet, grande, grande. Caramella arancione più caramella gialla. Ma quante combinazioni che bisogna ricordare, bro. Allora, dammi pesciolini tu. Dammi pesciolini, mettiamo questo qua. Dammi pesciolini, forza, lanciami i pesciolini. Allora, facciamo il tris qua. Liberiamo il tricheco. Dammi pesciolini tu, perfetto. 5 mi danno una super mega caramella. Ok. Quindi super mega caramella più pesciolini. Vediamo che succede. Esplodete tutti. Guardate quanti pesciolini. Forza pesciolini miei, liberate il mo. Abbiamo vinto, no, l'ultimo. L'ultimo. Creiamo il 4. Un pesciolino dorato. Pesciolino più pesciolino dorato. Guardateli. Fatto, fatto. È forte perché ci sono queste combinazioni da ricordare che ti fanno vincere la partita in un modo bestiale. Ok, tanti punti a me e tante stelle a me. E chi più ne ha più ne mette. Guardateli. Qua viene veramente la carie a guardare tutte queste caramelle. Ok, avanti. Delicious surprise. Oh, apriamo il pacchetto, finalmente. Favoloso. Hai ricevuto una sorpresa. E apriamo. Vediamo che c'è. Che abbiamo? Yeti. Colleziona altri adesivi personaggio per sbloccare Yeti. Quindi dobbiamo sbloccare altri personaggi. Che sostituiscono la bambina o che... Credo di sì. Tiffy versione tigre. Colleziona altri adesivi e costumi per sbloccare i costumi dei personaggi. Va bene. Quindi possiamo sostituire la bambina con questi nuovi personaggi. Andiamo al livello 5. Libera i polpi. Qua cambiamo. Ok, qua possiamo selezionare i vestiti. Sì, possiamo cambiare la bambina, ma quando sblocchiamo ovviamente i personaggi. Raccogli tutti gli adesivi per sbloccare. Va bene. Giochiamo. Forza. Pesciolino arancione più viola. Ci sono un sacco di combinazioni. Dobbiamo liberare tutti i polpi. Meglio così. Allora, da dove cominciamo però? Cominciamo da questa caramella. Ok. Tris. Poi facciamo il 4 qua. Pesciolino giallo con gocce. Qua però. Ok. Grande pesciolino giallo. Tris qua. Tris qua. Aspetta. Qua. Questo. Il 4 qui. Aspetta. Aspetta. E facciamo quello che dici tu. Facciamo questo qua. Pure gli angoli di 90 gradi ti danno le super caramelle. Aspetta. Che io questo qua lo posso fare in fila. Ok. Facciamo esplodere tutto. Tutto. Facciamo esplodere tutto. Qua facciamo. Facciamo il... caramella striata. Grande. Altri punti per me. Pesciolini a me. Gocce. Che è? Pesciolino rosso più caramella striata. Quindi pesciolini più caramelle. Danno bonus. Caramella striata ovviamente. 4. Tris. Combo. Super mega combo. Ok. Tris qua. Fatto. Fatto, ma con i punti non ci siamo. Vediamo se riusciamo ad arrivarci con il conteggio finale. Sugar Crash. Ok, 35, 36. Fatto, 3 stelle a me, grandissimo. Vediamo se riusciamo a sbloccare qualche altro personaggio. Ma la vedo dura, perché qua i regali sono col contagocce li fanno. Ok. Livello 5 completato. Andiamo al livello 6 perché al 7 c'è una fanciulla. Volevo vedere che c'è al 7. Libera i polpi. Ancora più grande qui allo schermo. Ancora più grande. Ok, cominciamo a fare combinazioni come se non ci fosse un domani. Tris. Lì c'è un tris qua.
Un tris qua. Troppi tris stiamo facendo, però non stiamo sfruttando bene tutte le varie combinazioni. Polipo liberato, grande. Tris qua. Pesciolini a me. Utilizziamo questo pesciolino qua. Ok, grande pesciolini, grandi, grandi. Facciamo pesce più caramella striata. E pesce più goccia, vediamo che succede. Sweet, sì, ho capito. Pesce più goccia non serve a niente. Pesce più pesce, ok. Grazie per i consigli. È forte perché se vi scordate le combinazioni c'è lei che ve le ricorda. Tris qua, aspetta che è. Ah, ok, angolo. Angolo per caramella incartata. Pesciolini. Pesciolini, facciamo il tris qua. Va bene. Delicious. Ok, ok, facciamo anche qui. Fatto. Fatto, fatto. Vediamo che punti abbiamo però. Ha liberato tutti i polpi. Carinissimo questo gioco. Datemi tutte le stelle, forza. Ok, fatto. Tantissimi punti a me. Divine, addirittura. Addirittura, ragazzi, divino. Ok, 52.000 punti. Vediamo che c'è al 7. C'era una donzella che mi aspettava. Vediamo che c'è. Chi c'è qui? Al 7. Ottimo lavoro, ecco un regalino. Finalmente. E dammi sti lingotti, va. 50 lingotti. E che facciamo con i lingotti? C'è modo di spenderli? Da collezionare, personaggi da collezionati. E da collezionare, guardate quanti ce ne sono. Non tantissimi, anche perché il gioco è uscito da poco. Allora, andiamo al 7, vediamo che cosa c'è da fare. Libera i polpi, quindi adesso dobbiamo liberare polpi come se fossero non so che cosa. Gocce, forza. Altre gocce qua. Caramelle. Ho liberato tutto. Di già, no. Allora, abbiamo le salsicce qua. Sembrano salsicce. Super combo. Pesciolini a me. Facciamo tris qua con il pesciolino. Ottimo. Poi 4 qui. Caramella incartata. No, pesciolino viola. Pesciolino viola lo posso utilizzare qua? No. Lo posso utilizzare. Intanto facciamo un tris qua. Qua facciamo il 4 con la caramella striata. Sweet. Pesciolino d'oro con la go. No, aspetta. Questo tris qua. Con la goccia d'oro, no. Pesciolino d'oro con la caramella striata. Perfetto. Ok. Meno di quanto mi aspettassi comunque. Facciamo il tris qua. Ok. Caramelle striate. Dammi altri pesciolini, tizia. Veloce pure. Facciamo il tris di pesciolini rossi. Forza. Abbiamo vinto. Ok. Vediamo se con i punti però ci siamo. Al solito, dico. All'inizio è facile sto gioco, poi diventa quasi impossibile. Mi ricordo con Crash, con Candy Crash Soda, che diventava praticamente impossibile. Ok. 64.380. Avanti. C'era una donzella. Che cosa mi dà la donzella? Niente. L'abbiamo oltrepassato come se non... come se non esistesse. Andando avanti per questa scia super lunghissima, abbiamo un pacchetto. Cosa ci sarà in questo pacchetto, ragazzi? Quindi, se siete curiosi quanto me, magari ci farò un altro episodio. Fatemi sapere nei commenti se lo volete, così andiamo a vedere che cosa c'è in questo pacchetto. Al solito, quindi, se vi piace, lasciate un bel like. Vi ricordo che potete seguirmi anche sulla pagina Facebook, Twitter, insieme a tutti i social di cui trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale e poi c'è tutto al prossimo video. E oggi torniamo su Granny Mod dei Simpson. Simpson Mod fatta da Dottor Eck. Vediamo Granny in che condizioni. Che bella sta qua. Tutta da pezzetti di Simpson. Vediamo Granny.